Ciao, io sono Erinvor e vi do il benvenuto in un nuovo video. Come sarebbe stata la trilogia di Peter Jackson se gli attori presi in considerazione non avessero rifiutato il ruolo? Chi avrebbe interpretato chi? Scopriamolo dopo la sigla. Certamente tutti abbiamo imparato ad amare la performance di Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, e sembrerebbe ad oggi quasi impossibile immaginare un attore diverso. Ma che ci crediate o no, l'idea iniziale era di affidare il ruolo a Sean Connery. Per convincerlo ad unirsi al cast, gli furono offerti 30 milioni di dollari e una percentuale del 15% sugli incassi della saga. C'è da dire però che l'ex agente 007 non riusciva a comprendere la natura dell'opera e rifiutò cordialmente. Il franchise incassò quasi 3 miliardi di dollari nel mondo. Immaginate il 15% più 30 milioni, cifra da capogiro. Ma col senno di poi sono tutti bravi. My name is Alf, Gandalf. Non ho saputo resistere. Tuttavia Jackson ammise che Ian McKellen era più adatto poiché aveva una impostazione teatrale che si legava maggiormente al linguaggio aulico del personaggio scritto da Tolkien, e quindi grazie mille PJ. Tra gli attori che hanno rifiutato la parte va annoverato persino Patrick Stewart, il quale al tempo aveva preferito un ruolo differente non meglio specificato. E se vi dicessi che Sam Neill fu provinato per lo stregone ed infine scartato? Ebbene sì, abbiamo rischiato un Gandalf col cappello da cowboy che, di fronte al fosso di Helm, avrebbe detto ad Eomer: guarda, sono orchi, si muovono in branchi, si muovono in branchi. Viggo Mortensen è Aragorn, su questo non c'è dubbio, è stato perfetto, così come il suo livello di immersione e dedizione. Ma inizialmente la parte era stata offerta a Daniel Day-Lewis. Il tre volte premio Oscar, però, non era un amante dei franchise e quasi un decennio dopo effettivamente ammise di avere rifiutato il ruolo. Semplicemente non aveva intenzione di stare via per 3 anni seguendo un progetto del quale avrebbe capito poco, si sarebbe annoiato e infine avrebbe tolto il disturbo anzitempo. Parlando di Aragorn, udite udite, Nicolas Cage fu contattato per assumere il ruolo dell'erede di Isildur. A quei tempi l'attore era sulla cresta dell'onda e la trilogia sarebbe stata il suo fiore all'occhiello. Tuttavia si vide costretto a rifiutare per impegni familiari non meglio specificati. Contrariamente a quanto comunemente si pensa, io credo che il buon Cage sarebbe stato molto bravo e avrebbe dato il meglio di sé. Voi che ne pensate? Scrivetemelo in un commento. Il ruolo dunque venne assegnato a Stuart Townsend, che addirittura iniziò la preparazione atletica e tutti i training vari ed eventuali, ma giusto il giorno prima delle riprese venne licenziato poiché è ritenuto troppo giovane e Peter Jackson non riusciva a vederlo bene nel contesto. Quindi per il ruolo di Aragorn fu persino contattato Russell Crowe, al quale non sarebbe per niente dispiaciuto entrare nel cast, ma il budget cominciava ad essere ristretto e gli venne offerta una percentuale sugli incassi. Il gladiatore si tirò indietro, ritenendolo un rischio da non correre in caso di flop. Ma qualche anno più tardi, l'attore neozelandese rivelò di avere in realtà percepito che Peter Jackson non fosse davvero convinto della sua candidatura e che la proposta di scritturarlo fosse più un'idea della New Line Cinema per attirare pubblico in sala. Al mio segnale, scatenate l'inferno! Ma non è questo il giorno! Che crossover allucinante che sarebbe stato! Così, quasi per il rotto della cuffia, Viggo Mortensen
che era stato suggerito dalla produzione, venne finalmente ingaggiato, letteralmente costretto dal figlio, grande appassionato di Tolkien. Ah, giusto per farci una risata, anche Vin Diesel partecipò ai provini per Aragorn. Vi immaginate quanti meme sarebbero saltati fuori? Se il video ti sta piacendo, ti invito a considerare la possibilità di mettere like e di iscriverti al canale. Tanti contenuti a tema Tolkien e dintorni, per cui se ne avete voglia. Chi, se non Elijah Wood, avrebbe potuto interpretare Frodo Baggins? Non ci crederete, ma addirittura Jake Gyllenhaal. Beh, il suo nome è comunque ancora un mistero. Comunque, lui fu scartato per il ruolo, così come Dominic Monaghan, al quale però venne assegnata la parte di Meriadoc Brandybuck. Oh, ma ve lo immaginate, Donnie Darko Baggins? Secondo me non sarebbe stato per niente male. Tuttavia, Elijah Wood è il mio personale amuleto per i film della mia vita, avendo partecipato a Il Signore degli Anelli, Ritorno al Futuro, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Se mi lasci ti cancello, maledetti. Ma non solo, ovunque c'è lui, protagonista o no, i film mi sono sempre piaciuti. Ok, Miranda Otto è ormai il volto indelebile di Eowyn, ma non tutti sanno quanto Kate Winslet fosse vicina ad ottenere la parte. L'attrice inglese aveva già lavorato con Peter Jackson qualche anno prima in Heavenly Creatures, ma la sua agenda, a quel tempo, era talmente fitta che non ebbe letteralmente disponibilità di muoversi in Nuova Zelanda. Io credo che Kate Winslet sarebbe stata forse sprecata in quel ruolo, poiché è già attrice di primo livello, però chissà se l'averla nella crew avrebbe dato una centralità maggiore ad Eowyn. La prossima attrice a cui fu offerto il ruolo della guerriera di Rohan è tra le mie preferite di tutti i tempi. Vi fu infatti una tenue possibilità che il ruolo andasse niente di meno che ad Uma Thurman. Avete sentito bene, la vendicativa Black Mamba. Tuttavia, l'attrice fu costretta a rifiutare poiché aveva appena partorito la piccola Maya, recente rivelazione di Stranger Things, e non se la sentiva di affrontare un'avventura sul set tanto impegnativa in quel periodo così delicato. Più tardi ammetterà di essere stato il suo più grande rimpianto professionale, ma la decisione di mettere la bambina al primo posto era imprescindibile. Giusto per restare in famiglia, il marito della Thurman, Ethan Hawke, era stato addirittura pensato per interpretare Faramir e mantenere insieme quindi la coppia e la piccola Maya. Ma le circostanze purtroppo non si legarono bene in quel periodo e non se ne fece più niente. Uma aveva già rifiutato e quindi il marito non se la sentiva di lasciarla a casa per prendere parte allo stesso franchise. Che tenerello! So che molti hanno delle riserve sulla performance di David Wenham e neanche a me convince al 100%, ma vi immaginate Uma Thurman e Ethan Hawke come Eowyn e Faramir? Avremmo forse avuto una costruzione dei personaggi e del loro legame più strutturata e magari la trama stessa sarebbe stata orientata maggiormente verso di loro. Chi lo sa? L'agente Smith, volevo dire Hugo Weaving, è un attore straordinario. Eppure, per il ruolo di Elrond, si era autocandidato David Robert Jones. Chi, direte voi? Niente poco di meno che l'immenso David Bowie. Tuttavia, Peter Jackson riteneva che far coincidere due figure così emblematiche ed iconiche come Elrond e Bowie fosse un tantino sconveniente. Immaginate Isildur che viene incoraggiato nella voragine del Monte Fato con le note "We can be heroes, just for one day". Ah, giusto per menzionare una trasposizione sventata, o sfortunatamente mai realizzata. Un film sul Signore degli Anelli era un progetto che i Beatles avrebbero voluto realizzare a tutti i costi. Avete sentito bene,
i quattro ragazzoni di Liverpool. Che assurdità, vero? Vero? O forse no? Magari ci faccio un video prossimamente. Cate Blanchett è Galadriel. Perfetta nella parte e oserei dire insuperabile. Certo, bisogna ancora vedere cosa ci riserva l'interpretazione di Morfydd Clark nella serie Gli Anelli del Potere. Il nuovo personaggio di Galadriel infatti ha destato molte perplessità circa il suo aspetto da combattente. Ma se vi dicessi che una certa Xena, principessa guerriera, fu vicinissima al ruolo? Ebbene sì. All'inizio, Lucy Lawless fu contattata da Peter Jackson per la Dama di Lorien, ma a quel tempo l'attrice neozelandese era incinta e non avrebbe potuto partecipare alla trilogia. Stessa sorte le accadde pochi anni più tardi, dovendo rifiutare un ruolo per il franchise degli X-Men. A volte è proprio questione di bad timing. Tra le attrici interpellate per la Dama di Lorien vanno citate anche Kylie Minogue e Tilda Swinton. La cantante declinò l'offerta per via degli impegni musicali worldwide, anche se le male lingue sostengono che la sua statura minuta abbia influito sulla decisione della produzione. Mentre invece la Swinton era già impegnata nella realizzazione del franchise Le Cronache di Narnia, nel ruolo della strega, e quindi la similitudine tra i due personaggi strideva e non poco. Sean Bean e Boromir. Perfetto non solo perché è un ennesimo suo personaggio che muore durante un film, ma perché non saprei adesso immaginarlo diversamente. Eppure, due attori di primissimo ordine vennero considerati seriamente per il valoroso uomo di Gondor. Si tratta di Bruce Willis e Liam Neeson. Il duro a morire venne scartato subito, mentre il maestro Jedi rifiutò la parte dopo aver letto la sceneggiatura. Chissà perché. Ma voi, riuscite ad immaginarvi Vin Diesel, Bruce Willis e Patrick Stewart, rispettivamente Aragorn, Boromir e Gandalf, scorazzare in giro per la Terra di Mezzo? Tre bei pelatoni sexy e cazzuti. Dov'è l'inclusività adesso, eh? La mia categoria merita più rispetto. O in alternativa sarebbe stupendo pensare a Sean Connery, Russell Crowe e Liam Neeson come Gandalf, Aragorn e Boromir. Wow, il pensiero mi stuzzica veramente la fantasia. Infine abbiamo Helena Bonham Carter per il casting di Arwen. Sembrava ormai cosa già fatta, ma le richieste contrattuali dell'attrice non incontrarono l'offerta della produzione. Per farla breve, questione di soldi. Ad oggi però, ditemi un qualunque nome, ma Liv Tyler è Arwen. End of discussion. Ebbene, questo era tutto. Grazie per essere arrivati fin qui. Mi auguro che il video vi sia piaciuto e in tal caso iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi. Quali attori non in lista sarebbero stati ottimi interpreti o addirittura più azzeccati? Scrivetemi un commento su chi avreste preferito e chi assolutamente no. Ciao e alla prossima!